Ragazzi, buon Gododay e benvenuti nel primo episodio pazzesco, incredibile, assurdo di Genshin. Fermi tutti, lo so, avevo detto che ci sarei andato piano con le serie sul canale, è vero. E tranquilli, Genshin Impact non sarà una serie che probabilmente vedrete spesso. Però tranquilli, c'è una motivazione. Mi sono reso conto, effettivamente, che quest'ultima patch di Genshin Impact io non l'ho giocata per niente. Tra video da registrare, editing pazzo, ragazzi, ho dormito penso 3 ore a notte per 2 settimane. E giustamente sono entrato su Genshin Impact da casa, ho aperto l'evento, ho detto, cazzo, non ho fatto per niente l'evento della 4.5. Allora lì mi si è accesa una lampadina piena di godo, ho detto, sai che ti dico, dato che devo fare tutto l'evento di Genshin e dovrei fare pure l'Abyss della 4.5, e io vi avevo pure fatto una battuta che vi avrei voluto fare un video su Arlecchino giusto perché è una mamma incredibile, ho detto, sai che ti dico, mentre faccio l'evento della 4.5 e magari pure l'Abyss, mi registro 2 video di Genshin Impact che vi posso proporre sul canale. Poi ovvio non è che pubblicherò sempre video di Genshin Impact, però quando uscirà Arlecchino magari ci posso fare un altro video. Cioè l'idea di fare, dato che effettivamente Genshin è l'unico gioco che io gioco da offline, a parte farmare i giochi che porto sul canale, quindi Palworld, Elden Ring, l'unico gioco che io gioco autonomamente extra è Genshin Impact, ma da anni è così, e lo gioco veramente poco, e ultimamente l'ho giocato ancora di meno, quindi ho detto, sai che ti dico, devo fare gli eventi, devo fare l'Abyss, registro un video simpatico, magari ve lo propongo sul canale, ogni tanto vi porto a portare Genshin, ve lo riporterò magari con Arlecchino, ve lo riporterò quando ci sarà l'Abyss nuovo, e magari quando uscirà Natlan, potrebbe iniziare proprio una serie fissa con Natlan, visto che è una regione nuova, tornerà a giocarci tanta gente, non che manchi a giocare a Genshin Impact, capiamoci, però magari con Natlan mi potrei portare qualche episodio in più, quindi come prova io oggi registro 2 episodi. Ora tranquilli, vi faccio un'introduzione perché giustamente non avete mai visto giocare su Genshin Impact. Allora, lo gioco col pad, io ho sempre giocato Genshin Impact col pad, come vedete io non ho fatto niente, perché non ci ho avuto tempo, ragazzi, non ci ho avuto tempo di fare niente, non ho fatto la sua missione, ho testato lei e sinceramente non è che mi faccio impazzire, proprio skip facile. Per Arlecchino questo è altro. Questo evento non l'ho fatto per niente, ho 3 giorni per farlo, eppure questo non l'ho fatto per niente. Quindi capitemi, faremo questo e nel prossimo faremo l'Abyss nuovo che io non ho fatto. Devo parlare a tempo perché attenti mi parlano sopra. Allora vi faccio una piccola introduzione del mio rapporto con Genshin. Allora, come vedete questo è il mio profilo. Tra l'altro spero mi si veda la webcam perché ho avuto dei problemi enormi a registrare con OBS Genshin. Non so per quale motivo, con gli altri giochi non mi hanno dato nessun problema. Con Genshin mi chiedeva un'autorizzazione. De che autorizzazione vuoi per registrare OBS? Comunque dovrebbe funzionare tutto, in caso non vedrete la webcam ma sentirete solo il mio audio sus. Comunque spero di aver corretto il problema. Mi chiamo Zoel, ovviamente anche qui il tag Unlimited Blade Wife Work è ovviamente una citazione a Unlimited Blade Work, perché io sono leggerissimamente un fan del Nasuverse e quando uscirà la serie su Nasuverse capirete. Per il resto sono livello 60. Vi starete chiedendo da quanto tempo giochi Genshin? Io gioco Genshin da praticamente il day 2, non il day 1, perché io per tutta la mia carriera su Genshin io l'ho giocato solo da PS4. La mia famosa PS4 che vi cito, che ormai sta andando via porella, però continua a resistere e fin quando resiste viva il godo, perché mo una PS5 me la posso comprare. Io ho sempre giocato Genshin da quella PS4 di prima edizione, proprio la prima appena uscita, e il primo giorno ho provato a scaricarlo, me lo ricordo come se fosse ieri, e non c'è riuscita a scaricarlo il primo giorno, quindi ho iniziato a giocare dal secondo giorno. E il mio rapporto con Genshin è stato un viaggio spirituale godoso, perché all'inizio ci giocavo i primi mesi, però mi piaciucchiava. Poi c'è stato il periodo in cui lo giocavo di più. Poi c'è stato il periodo in cui l'ho giocato nerdando come una bestia, soprattutto nel periodo di Inazuma. Poi c'è stato il periodo depresso, cioè il periodo in cui mi ero veramente rotto le palle di Genshin e non l'ho toccato per tipo 3-4 mesi. L'ho iniziato a giocare prima di Sumeru e da allora, questo è il periodo finale, cioè la contemplazione mia di godo di Genshin, cioè giocarlo quando mi va, quando ho tempo, e fare l'Abyss qualche volta. E secondo me il trucco per godersi sto gioco, perché ho sentito spesso tanta gente che ha giocato tanto a Genshin e poi si è rotta le palle, giustamente, no? Però secondo me, preso a piccole dosi e non sempre, vai avanti. E per questo, come vedete, non è che ho smesso di giocare. L'inizio di Sumeri non l'ho mai più mollato, Genshin. Quando dico che faccio l'Abyss, ve lo faccio vedere, ve l'avrei parlato nell'altro episodio, è una mia battuta spirituale. Vi spiego perché. Io all'inizio ho sofferto tantissimo l'Abyss. Sono arrivato dopo un anno a fare le mie prime 36 stelle all'Abyss. Però poi, ripeto, l'ho nerdato tanto, farmai un sacco di artefatti, mi ci chiusi parecchio. E ormai, da più di un anno e mezzo, io ho una streak. Eccola qua. Ho, come vedete, ho una streak di vittorie nell'Abyss. Ovviamente queste continuano. Io credo di aver fatto 36 stelle all'Abyss dalle ultime 2 patch di Inazuma. Quindi è più di un anno e mezzo che riesco sempre a fare l'Abyss. Vorrei dirvi tante cose, però non vorrei fare un video introduttivo troppo lungo. Vi faccio vedere i personaggi che ho dall'archivio prima. Come vedete, lei, con tutto l'affetto per Kyori, non
No. Lei è incredibile. A livello estetico mi fa impazzire, ma il suo gameplay mi ha fatto cagare, quindi proprio iper skip. Lei la volevo perché ho scoperto che per Arlecchino servirebbe lei, ma non l'ho mai droppata. Poi lui non l'ho mai droppato perché ho Ayaka e ho sempre usato Ayaka, però sinceramente lui l'avrei voluto. Poi Linea non mi è mai piaciuto, e poi Baisu, Deia. Lui era figo, ma mi fa cagare il gameplay, sinceramente. Niro la volevo tantissimo, ma non l'ho mai beccata. Saino, dovrei raccontarvi tutti i miei problemi che ho avuto con Zhao, quindi lui sinceramente non mi è mai piaciuto. Tainari è fortissimo, non l'ho mai droppato. E poi più o meno questi e tutti gli altri. Eula non l'ho mai avuta, Albedo neanche, Kri neanche, Cici non l'ho mai trovata, adesso la troverò nella prossima con Arlecchino. Ragazzi, non è che sono di quelli che si è messo a fare i max artefatti della vita, ma mai nella vita vi faccio vedere. Questi sono tutti i personaggi. Ovviamente questi qui con la stellina sono quelli che uso un po' più spesso. Ho portato da poco New Villette all'80, ho portato Navi all'80. Questi sono quelli che non uso più. Zhao non lo uso più, Gai non la uso più, Child qualche volta lo uso. Mi starete chiedendo perché hai tutti questi 4 stelle al 21? Perché il 21 è uno dei miei numeri fortunati, e secondo perché sono personaggi che probabilmente non porterò mai su. Perché ve lo dico col cuore in mano, mi sono rotto i coglioni. Ve lo dico col cuore in mano, lo so, è una delle meccaniche del gioco, però non gliela faccio. Cioè, questi personaggi ne sono alcuni carini che avrei voluto usare, ma non ho voglia. Ve lo dico sinceramente, non ho voglia di portarli a 90 e di sprecare risorse per personaggi 4 stelle che non userò mai. Come vedete, a 90 ho solo quelli essenziali che uso sempre: Fish, Xingqiu, Bennett e Xiangling. E Cookie, che è fortissima. Un giorno porterò forse Yunjin e Yao Yao, le usate spesso, però capitemi, questi proprio no. Cioè, ad esempio, volevo portare Sara perché uso tantissimo Raiden, ma lei è forte solamente a G6 perché aumenta il danno elettro. Ma io non l'ho mai trovata, quindi oh mio Dio, fai l'Abyss, avrai gli artefatti della Madonna. No, mai nella vita. Vi faccio vedere una cosa che vi farà capire il mio rodimento. Questa è Naida, la Naida che uso spesso, non è che ha statistiche incredibili. Vi faccio vedere una cosa che vi fa ridere. Sapete perché io, ed è questo vale per tutti quanti, sapete perché io ho due pezzi del Deepwood e due pezzi del Wonder e non quattro pezzi del set Dendro? Vi faccio vedere. Perché non ho mai trovato in un anno e mezzo un pezzo che boosti Elemental Mastery di quel set lì. Vi faccio vedere. Guardate, questo è l'unico pezzo che ho trovato. Non ne ho mai trovato uno Elemental Mastery. E lei vuole Elemental Mastery. Non l'ho mai trovato. L'unico che gli posso mettere è Energy Recharge, ma è inutile su Naida, per farvi capire. Non l'ho mai trovato. Cioè, vi faccio vedere. Shangling la uso dal day one, come uso tantissimo Xingqiu, sono tra i più forti del gioco. Io per loro non ho il set, quello che uso con Rainer, per capirci, questo qui, non mi ricordo mai, l'Emblem. Io non ho mai trovato dei pezzi buoni. Sono costretto a usare su di lei Gladiator e due pezzi dell'Emblem, e su Xingqiu neanche, perché non l'ho mai trovato. Uso due Gladiator e due Wandering Troop perché mi piace avere l'Elemental Mastery su di lui, perché quando mi critta con il buff di Bennett fa dei danni mostruosi. Però, come vedete, l'Abyss non è che non si fa. Questa parte la volevo dire nel video dell'Abyss, ma alla fine l'ho detta in questo video incredibile. Comunque, ovviamente questo è il mio nome. Se ti va di chiedermi l'amicizia, io vi accetto a tutti, non c'è problema. Ovviamente ve lo dico subito: se mi vedete online e magari volete fare qualcosa in coppia con me e io non vi accetto, non lo faccio con cattiveria. Questo motivo incredibile è che se io mettessi a fare una cop da casa mia con la PS4, la mia PS4 scoppierebbe. Non riesce a reggere più di due giocatori. È un miracolo che io ci riesco ancora a giocare. Quindi, quelle rare volte che magari lo gioco qui, che è un PC decente, qui ovvio che regge più di due giocatori, no? Ma man mano vi racconterò talmente tanti aneddoti e cose da raccontarvi su Genshin che lasciate perdere. Quindi, fatta questa premessa incredibile, vorrei fare questo evento sus che non ho mai fatto. Ok, altrimenti me lo perdo pure. Ok, dobbiamo andare alla nostra bellissima Mondstadt. Incredibile, pazzesco assoluto. Vai. Un po' di cose, se mi vengono in mente, ve le dico. Tipo, ad esempio, ho trovato da poco Navia. Mi piace tantissimo Navia. Non so se la porterò mai al 90 per il stesso discorso di prima. Ultimamente la sto usando parecchio, però in Abyss, ad esempio, nello scorso Abyss è stata inutile per me Navia. Nel piano 12 c'era la combo serpente, quello meccanico, e quell'altro Anemo, che era una vera merda. E Navia era inutile, io quello l'ho fatto con Raiden e basta. Mi pare che la ricompensa è un Polearm che non serve a niente, però lo prendiamo. Io normalmente lo gioco in giapponese, però ho scoperto che per giocarlo in giapponese da qui dovrei scaricare 16 giga. Quindi lo giocheremo in inglese da PC, va bene, guarda. Probabilmente vi taglierò i dialoghi, ragazzi. Non è che mi metto a fare tutta la lore di questo evento incredibile. La lore degli eventi è random nella storia del gioco, incredibile. Ma dove metteranno mai lo skip dei dialoghi? Io non credo lo metteranno mai. Oh, Paimon, tesoro mio. Allora, ripeto, questo è un episodio di prova. Non so se la telecamera ci sarà in video. Non so quanto vi farò vedere. Oggi è tutto così. Scusate se mi gratto il naso in continuazione. Mannaggia la miseria, non vorrei raffreddarmi proprio adesso, cavolo. Io, per carità, ringrazio la mia PS4 che mi regge il gioco. Però, certo, giocarlo su un PC decente è un'altra cosa, ragazzi. I caricamenti ci mette 5 minuti l'uno. Non potete capire. Vabbè, dai, è un evento con le pozioni, profumi e cose sus, dai. Ok, dobbiamo prendere cose sus. Ragazzi, io non ho idea di quello che sta succedendo perché non ho visto neanche la live, quindi io non so. Ah, devo farlo fare così? Questo lo posso girare tipo in maniera sus? Ok. Due stelle. Ma praticamente è un evento dove dobbiamo fare i profumi.
Ok, mettiamola in vendita. Se qualcuno vuole un bel profumino. Ok. Looks like we're done with all the prep work. Why don't we take a short break over there while we wait for customers to arrive? Ok, aspettiamo. Carino. Insomma, gli ha fatto cagare il nostro profumo, però va bene così. Oh, dobbiamo coltivare gli ingredienti, va bene. Ok, abbiamo messo a coltivare gli ingredienti. No, mi sta avendo la paura che non riesca a finirlo nel tempo. C'ho tre giorni per finire questo evento. Vabbè, non penso sia lunghissimo, però dai. Mi starete urlando che è una noia mortale, probabilmente, però vediamo, dai. Ma quanto tempo ci vuole a finirlo questo evento? Scusatemi. Sembra lunghissimo. Non so se riuscirò a farvelo vedere tutto questo video. Vabbè, questo è adorabile, paiamo in mezzo ai soldini, giustamente. Vabbè, dai, questo è altro per Mammy Arlecchino. Vediamo un po', forse questo... No, è venuto come volevo prima. Mi sto rendendo conto di quanto è lungo questo evento. Ok, ho aumentato qualcosa? No, devo smettere di usare quella rosa, usiamo qualcos'altro, altrimenti qui... Che via fuori? Dai, questo... Beh, questo almeno è un colore diverso, dai. Sempre due. Boh, buono questo, eh. Abbiamo sbloccato altri fiori, vabbè, è un continuo. Dai, questo deve essere piaciuto, eh. Beh. Allora, voglio comprare da questa tipa questo affare qua. Vabbè, almeno è veloce. Vediamo un po'. Oh, vengono sempre di forza. Ciclo 4. Allora, proviamo a fare una pozioncina con a questo punto i fiorellini nuovi. Vediamo un po' com'è. Oh, livello 6, buono. Oh, secondo me prendiamo un sacco di soldini. Dai, mo prendiamo un sacco di soldi. 9.000. GG. Siamo quasi al 50%. Vabbè, ragazzi, non pensavo di metterci molto, molto di più. Invece, stiamo andando abbastanza spediti, devo dire. Vediamo un po'. Verde non abbiamo mai fatta una. Ah, posso metterle pure nell'ampolla. Figo. Proviamo un po'. Ok, livello 4, non male. Siamo livello 5. Abbiamo sbloccato un fiorellino nuovo. Molto bene. Vediamo se le pozioncine verdi 10.000. Ah, la staffa. Ok, abbiamo preso la staffa. Perfetto. Questo ovviamente sono le mie armi. Come vedete, ho preso tutte armi viola. Tra l'arco per io e Emilia. Questa qui che ho trovato a culo. Staffoma perché è fantastica. E tra l'altro è inutile su Arlecchino. GG. Non volevo l'arma di Al-Haytham. Volevo la spada per caso. Non l'ho mai trovata. Eccola qui. HP. Beh, questa è proprio un'arma adatta per un personaggio che deve uscire come Arlecchino. Fantastico. Vediamo un po' che viene fuori. Facciamola qua dentro, va. Oh, 10! Questa è la migliore che ci è venuta fino adesso. Fantastico. Alla grande, direi. Hey, what's up? Beidou. It's been a while. Beidou l'ho usata tantissimo all'inizio perché mi piaceva l'idea del Perry. Poi l'ho lasciato perdere. E una invece la volevo veramente tanto. Però poi non c'avevo le gemme all'epoca, non l'ho mai presa. Però è molto complicato perché è l'unico personaggio che fa physical damage. Difatti è l'elemento extra che però non hanno mai sviluppato tantissimo. Quindi, però di design loro due non li puoi niente. Sono bellissimi tutti e due. Beidou è bellissima. Tanto c'era un leak di inizio Genshin, vi parlo, che dicevano che Ning Wong e Beidou dovevano essere 5 stelle. Pensate un po'. Oh my god, la vedo veramente lunga, ragazzi. Io vi giuro, mai nella vita potevo pensare di beccare il mio primo episodio di Genshin è su un evento economico. Io mai potevo pensare a una cosa del genere. 10, buono. Ok, stanno aumentando i soldini. Abbiamo fatto una missione, bene. Pensavo fosse completamente diverso questo evento. Pensavo fosse come tutti gli altri. Sai, no, vai lì, uccidi mostri random. Direi di fermarci qui. Però continuo a questo punto off camera. Andiamo un attimo a casa. Non so quanto vi ho fatto vedere, sinceramente. Spero vi sia piaciuto questo episodio stravagante di Genshin. Quindi è un episodio così, fatto con il cuore e con il godo, come direbbe il vostro Sus. Se tutto va bene, io adesso pranzo e registro un altro video di Genshin sull'Abyss 4.5. Non so che nemici nuovi ci saranno, incredibile. Non ci dovrebbero essere più quei vermi incredibili. Ragazzi, che cosa? Secondo voi, ci vediamo prossimamente con il video dell'Abyss. E poi probabilmente ci rivedremo direttamente con l'evento della 4.6 e Arlecchino. Quindi, però, un piccolo assaggino di Genshin lo volevo fare. In fondo siamo nel New Beginning Arc. E in questo arco narrativo ci saranno una marea di cose. Inizieranno altre serie nuove. Non avete idea. Questo arco sarà uno dei migliori dell'anno, vedrete. Ragazzi, che cosa? Secondo voi, ci vediamo alla prossima.